Poggio, Re San Valentino, il 14 di febbraio è la festa dei innamorati. Con Antonietta e Rocco. E ci vogliamo sempre bene. E ci do un bel bacetto. Io sono Rocco Martucci, sono nato il 1 marzo 1938. Il 21, io sono nato a dicembre il 21-12-39. La sera sono uscita a Gippo a Mangusse, ho visto lei vicino alla Madonna. Giù per l'acqua con la conga. Vicino alla fontana della Madonna. Era andata a prendere l'acqua e là. E la sono vista, ci ho detto, Antonietta, ma sei occupato. E se no, mi vuoi a me? E se, ma se mi dici, se no, e gli faccio torno indietro. No, io ho avuto sempre una faccia tosta. Con i genitori, non è che non potevamo guasciare come fanno mo' e tutto nascosto. Ma se no sono un po' emozionata la cosa dell'intervista. Perché? Perché mi commuovo un po'. Mi hai fatto ricordare le cose bellissime da giovinezza adesso. E della vecchiaia. Oggi l'amore è tutto diverso. È più libertà di oggi l'amore. E beh, quando ci abbracciavamo è stata la cosa più bella. Dai, gioventù. Ma vecchiaio, sì. Ci vogliamo bene, ma come ci abbracciavamo prima. Noi siamo terzo cugini, non volevano che ci sposiamo. No, ma siete parenti. Parenti dovete lasciare. Noi che... Allora ci disse, ma i tuoi genitori non vogliono che ci sposiamo. E lui mi disse, ma tu devi stare con mia madre, con mio padre o con me? Allora, ci siamo sempre voluti bene, bene. Questa è la cosa più bella. Sì, sì. Buongiorno a tu, Don Donato, defunto, che non abbiamo sposato, no? Dice, ma voi siete parenti, non vi posso far sposare. Da voi che facete? Ma pagate! Allora, mentre che va cogliato, muove sposo. Andiamo a fare dichiarazione a casa sua, no? E pagarmi la differenza. Se paga. Allora, perché la differenza? Carando parente. Si pagava tanto. Si pagava perché eravate parenti. Sì, si pagava parente. Altrimenti si pagava di meno. E se no non si pagava. Ci siamo sposati il 12 agosto. Nel 1963. Il matrimonio è stato d'amore, bellissimo. E così, sono molto felice. E così ci vogliamo ancora bene. Se uno è reflessionato da quando ha fatto la dichiarazione, si vede anche il matrimonio. Perché come ti volevo bene quando hai fatto la dichiarazione, ti vuoi bene anche durata del matrimonio, perché tu acquisti una vita insieme, fai una famiglia e resti molto contento perché vedi il tuo sangue che cammina, perché vedi i figli e i messi al mondo. E allora tu, quando vedi i tuoi figli ti viene un'allegria. Poi, quando sono piccolo, quando sono grande,
meglio ancora. E delle cose belle che abbiamo fatto insieme, e dei figli che abbiamo avuti, li abbiamo voluti tutti e tre, e così siamo andati sempre avanti. Ma oggi innamorarsi perché c'è troppa libertà, cose si stanno, arrivano domani e se vanno ognuno per conto suo. Ah, ho capito. Non c'è più di quell'amore che c'era prima. Oggi invece è tutta libertà, così donna e così uomo. Siamo andati dal fioraio e siamo andati a prendere i fiori, insieme però. Siamo partiti da qui, da casa, e siamo andati a San Cataldo dalla fioraia. Io ti voglio dire una cosa solo. Vuoi sapere dalla tua bocca se mi vuoi bene o no? Sì. E di quanto tempo mi vuoi bene? Sempre. Io ti do un bel mazzo di fiori di come a voi, un bel mazzetto. Grazie. Meglio così. È un dono prezioso che mi riempie il cuore. Più bello così non poteva essere un Santo Valentino. C'è un ricordo, una fotografia con un mazzo di fiori e significa che ancora c'è l'amore. Cioè è il più bel giorno che esiste. È perché ci ricorda dell'innamorato che ci siamo fatto dall'inizio fino che il Signore ci chiama. E sarà sempre così, tutti i Santi Valentini. Si devono amare. Questa è la cosa più bella dell'amore. Se no, che amore è?